abbiamo voluto fare questo convegno? Lo abbiamo voluto fare specifico su questa materia perché molti nostri pazienti ci chiamano o quando vengono a trovarci, eccetera, ci chiedono come fare magari per ottenere i benefici appunto in materia di malattie rare, come fare, magari il medico curante non sa dare le giuste indicazioni e quant'altro. Noi oggi vogliamo fare proprio questo, cercare di dare delle informazioni utili su questa materia. Ci sono relatori importanti che daranno queste giuste indicazioni e spero che possano essere utili. Adesso ci saluterà anche la cara amica con cui abbiamo voluto fare questa cosa, la presidente dell'OMS, la dottoressa Claudia Benedetti, e ora lascio la parola a lei per introdurre anche lei il convegno e poi la cara amica Camilla Nata della RAI che modererà il convegno. Grazie. Grazie, allora dottoressa Benedetti, anche perché questa giornata di convegno è stata appunto voluta da queste due sinergie che si sono messe insieme, l'Osservatorio Nazionale Permanente sulla Sicurezza del Lavoro, che tra l'altro anche è impegnato sul fronte della ricerca, e Asmera. Allora, dottoressa, intanto i saluti, poi passiamo agli interventi. Chiedo solo conferma a Gianni Colaccione, noi siamo già pronti con la telecamera, perfetto. Allora, il convegno verrà ripreso dalle telecamere di Liberi.tv e avremo poi delle interviste, quindi io mi scuso già sin d'ora se magari ad un certo punto ruberò qualche relatore per intervistarlo a latere. Grazie dottoressa, allora siamo pronti. Io invece vorrei iniziare proprio io con un ringraziamento veramente sentito alla cara amica Maria Pia Sozio, la quale non solo organizza degli eventi di grande spessore e di grandi contenuti soprattutto, ma mi ha voluto questa volta proprio coinvolgere ancora di più, e la ringrazio perché onestamente veramente ha fatto tutto lei. Io sono solo intervenuta cercando qualche relatore, coinvolgendo la carissima amica Camilla Nata e Giacalone, che ringrazio, che sono sempre con noi, perché sono molto attenti a queste tematiche, ed avere la possibilità anche di essere non solo seguiti in questa circostanza, ma di avere poi l'opportunità di diffondere ancora di più l'evento è importante. Indubbiamente le tematiche, come ha accennato la dottoressa Nata e Maria Pia Sozio, sono molto delicate. Sono tematiche che per la loro rarità sono anche troppo spesso non considerate. Situazioni veramente a volte molto gravi che vengono seguite grazie alla presenza e alla costanza della famiglia. I servizi sanitari certamente ci sono, no? Noi siamo più di sprone noi a loro probabilmente, quindi non solo non potevo dire di no, ma ci sentiamo veramente coinvolti in prima persona, di cui anche il piacere e l'esigenza di coinvolgere anche qualche relatore, ma devo dire francamente che insomma il merito di questo evento bisogna attestarlo, e la ringrazio doppiamente alla cara amica Maria Pia Sozio, che a volte mi domando come va a seguire tutto. Quindi grazie per l'attenzione, speriamo dopo di essere più numerosi, ma oggi i social ci consentono anche di arrivare laddove magari alcune persone non possono essere presenti oggi. Avevamo invitato anche qualche persona ai noi con handicap deambulatori, quindi poi consapevoli che non c'è l'ascensore, ho mandato subito dei messaggini, e quindi purtroppo ecco, questo è già un altro limite, è una grandissima barriera architettonica, non è male di barriere architettoniche. Il problema è l'inclusione reale, che a questo punto diventa ancora più difficile, perché parlare tra di noi, indubbiamente siamo pieni di buona volontà,
ma dare anche contezza alle persone che sono state più sfortunate di noi, che si fanno questo evento e che soprattutto i contenuti possono essere molto interessanti per loro e per le loro famiglie, ecco, questo lo trovo un limite veramente che mi rammarica molto, ecco, però insomma, questo non toglierà nulla, ma ancora più grazie al fatto di Liberi TV che poi manderà in onda. Grazie. Esatto, molto bene. Possiamo anche applaudire, siamo pochi ma ci facciamo comunque sentire, perché resta agli atti delle telecamere naturalmente tutto questo. Io volevo intanto confrontarmi con ecco, la dottoressa Sozio. Noi abbiamo adesso l'opportunità di prendere queste due strade, cioè di cominciare ufficialmente il convegno con la relazione della dottoressa Benedetti, oppure mi intervisto la dottoressa Benedetti e facciamo affacciare il dottore Raffaele Migliolini. Però mi dica lei. Sei pronta? Allora sì, dai. Allora possiamo cominciare con la relazione. Grazie. Il microfono c'è qui oppure devo sentire meglio? Perfetto. Ecco, il tema dell'odierno incontro è sulla fragilità, disabilità e dignità della persona, che è proprio il tema specifico che poi mi è stato affidato. Poi si parlerà chiaramente dei diritti delle persone con invalidità e soprattutto i benefici previsti dalle leggi che ci sono in vigore, quindi requisiti e modalità proprio per ottenerli. Direi che questo è veramente molto molto importante. E l'Italia da sempre, bisogna dirlo, è stata molto attenta, tant'è che la nostra carta costituzionale è all'articolo 3, che solitamente ormai abbiamo imparato tutti a memoria, è tra i più importanti in quanto sancisce l'uguaglianza sostanziale dei cittadini, l'obbligo per lo Stato di rimuovere, ecco qui, ogni ostacolo che si frapponga al pieno sviluppo della persona. Quindi parliamo di uguaglianza, parliamo degli articoli che da 1 a 12 delineano un modello di società che dovrebbe essere quello che pone al centro la persona umana, ma che ai noi, l'esempio che vi ho fatto poc'anzi e che oggi ci vede qui, di fatto preclude la possibilità a queste persone di essere oggi presenti. Un piccolo esempio, che non è quello quando ad esempio anche noi vediamo per strada che mancano gli scivoli, quindi c'è più difficoltà per le persone con handicap, ma proprio in strutture come queste, che dovrebbero essere poste proprio a disposizione di tutti i cittadini, di fatto questo non è possibile. Questo significa che le leggi ai noi da sole non sono sufficienti, non sono sufficienti perché poi di fatto o vengono disattese o non ci sono quei controlli sufficienti atti a far sì che situazioni come questo, molte altre per carità, anzi dobbiamo ringraziare che ci ospitano, però ho subito messo la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità per farvi constatare come i principi che essa contiene nell'ambito della Convenzione e che è stata tra l'altro adottata nel 2006, beh insomma noi sono tutti inseriti nella Carta Costituzionale, quindi non vorrei dire, ma sicuramente noi siamo stati sempre, soprattutto la nostra Carta Costituzionale, presa ad esempio non solo a livello europeo, ma anche questo parliamo delle Nazioni Unite. Inizierei subito con quello che è uno dei temi che forse non consideriamo troppo spesso, che è quello della fragilità. La fragilità innanzitutto io ritengo che sia veramente un valore umano, è come uno scudo che ci difende dalla calamità, quello che di solito consideriamo magari un difetto, invece io ritengo che sia un'attitudine che ci consente proprio di stabilire quel rapporto diretto, quel contatto che abbiamo con le altre persone, che noi definiamo empatia, che è difficile anche creare. Perché? Perché la società odierna, nella sua quotidiana accelerazione, di fatto non ci consente più di guardarci negli occhi, non ci consente più di vedere, quando parliamo, la reazione delle nostre parole che hanno sull'altra persona. E quando casualmente domandiamo all'altro come stai, non aspettiamo neanche la risposta. A volte potremmo fare a meno di domandarlo, perché basta guardare le persone negli occhi e hai capito subito come stanno. Ma se hai questa, che è definita fragilità e che io invece ritengo sia veramente un grande valore umano, che probabilmente dobbiamo anche riscoprire.
Fragile quindi chi è? L'uomo per eccellenza, perché considera gli altri suoi pari, perché laddove noi, ecco, la forza si impone, respinge ciò che e spesso reprime ciò che non gli dà, la fragilità invece accoglie, la fragilità incoraggia l'altro, la fragilità comprende l'altro, è come un tutt'uno. Allora ti senti veramente partecipe di quella che è la realtà di oggi, quella che ci circonda veramente. Andreoli, nel suo libro L'uomo di vetro, dice: non sono le dimostrazioni di forza a farci crescere, ma le nostre stesse fragilità. È la nostra umanità che ci aiuta nell'affrontare le difficoltà, nel rispondere alle esigenze degli altri con partecipazione. Quindi la fragilità può essere in ognuno di noi, però non sono giovani, adulti, ma può essere anche provocata la fragilità. Cioè uno non è fragile, ma lo può diventare dopo aver, ad esempio, subito un incidente, dopo aver avuto un grande dolore che può avvenire a livello familiare o a livello di amicizia, eccetera. Quindi esprime la fragilità quello che è uno stato di vulnerabilità dovuto anche a vari fattori, l'invecchiamento, ma non è solo, ecco, cioè, la persona anziana è fragile, no no, anche il giovane può essere fragile di sé, di per sé, o può diventarlo dopo un infortunio. Abbiamo visto molti giovani che dopo un incidente in motorino sono completamente cambiati. Di lì l'esigenza poi di un supporto veramente forte, quel supporto che spesso dalla famiglia, ma che oggi come oggi, un pochino, ripeto, disattenti da ciò che ho detto, è più difficile. Quindi condizioni di incidono sullo stato di salute della persona, ripeto, anche se non disabile. La fragilità infatti non è un'entità clinica che noi possiamo definire come una sindrome, ma provoca la riduzione di quelle che sono le nostre riserve, la resistenza allo stress causata dal declino di più sistemi, di conseguenza non solo di malattie e traumi, ma anche da stress e anche da tanta solitudine. Anch'essa provoca fragilità. Quindi fragilità, desiderio di ascolto, spesso di attenzione. Le persone fragili conoscono quella che è la tristezza e sono inclini però ad ascoltare le persone che hanno bisogno, proprio in funzione di quella sensibilità che io molto spesso abbino alla fragilità. Fragilità quindi, voglio sottolineare, non come una diminuzio, non come una condizione di svantaggio, ma come possibilità di riflettere su quelli sono gli aspetti di una condizione umana che ha molti volti, malattia fisica, psichica, a volte condizioni adolescenziali. Ecco, guardiamo ad esempio i picchi, no, che hanno i nostri giovani, passano dalla gioia al toccare il cielo con un dito ad abbandono immediato. Guardiamo quanti giovani si suicidano, quanti assumono una fragilità talmente forte che gli è provocata da tutta una serie di abitudini, di quotidianità, di utilizzo eccessivo dei social, che pur essendo molto importanti però portano, se non ben condotti, veramente a non sapere neanche più reagire a ciò che il mondo ci attende. Ma a volte basta poco, interessarsi a loro, offrire aiuto, ascoltare. E quando uno dice: come ti posso aiutare? Ecco, la vignetta dice: abbracciami. Non è che si deve fare molto. A volte un abbraccio forte, sentito, caloroso, senza neanche una parola, una stretta di mano, uno sguardo intenso, io credo che possa essere molto più forte di qualunque altra seduta psicologica. Nel 1980 l'Organizzazione Mondiale della Sanità, qui partiamo quindi fragilità, adesso affrontiamo la disabilità, e parto da questo, voglio affrontare questo tema però da un aspetto diverso dal solito. Non è la mera elencazione che cos'è la disabilità, la menomazione, l'handicap, ma farvi comprendere come nel corso degli anni, e io sono partita appena dal 1980, a livello internazionale l'Organizzazione Mondiale della Sanità adotta questa classificazione. Ed è abbastanza sintetica, comprensibile: la disabilità, incapacità di svolgere normali attività della vita quotidiana a seguito della menomazione, la menomazione è il danno biologico che una persona riporta a seguito appunto di una malattia congenita o meno o di un incidente. Quindi l'handicap, vedete la correlazione tra i tre elementi, e lo svantaggio sociale
che deriva dall'avere una disabilità. Ora, l'OMS 1900 fa un'altra classificazione dell'handicap, sempre lo stesso anno. ICDH, l'acronimo, che è Classificazione Internazionale della Menomazione della Disabilità e degli Handicap. Questa classificazione viene adottata dal 1980 al 1999. Allora, che cosa avviene in questi anni? Avviene un processo semantico, un processo di continue classificazioni che ha portato poi di fatto ad una non facile comprensione e purtroppo a vedersi abbassato quello che è la percezione reale della gravità della menomazione o della disabilità, cioè un po' di confusione. Quindi differenze che sfuggono ai più, però l'OMS negli anni ha quasi veramente stravolto il significato con le continue classificazioni, come ho detto prima. Esempi di effetti di cambiamenti semantici, terminologici. La sintetica definizione inglese, ormai oggi, no? Ai noi, con una lingua così articolata come la lingua italiana, meravigliosa, però dobbiamo parlare di community care. Beh, molto spesso la gente non chiede che cos'è, no? Ma se andiamo un pochino solo appena ad approfondire, cure assistenziali che consentono a queste persone di continuare a vivere in famiglia, nella loro comunità, non è solo assistenza. C'è tutto, a seguito di questa, c'è tutta una serie di realtà positive per le persone che la sola definizione sintetica non mette in risalto. Quindi, in buona sostanza, va a sminuire l'operato stesso della famiglia, l'operato stesso dei centri di assistenza preposti a questo. E ovviamente anche delle associazioni, non solo come quella di oggi di Asmar Olsu, ma di tutte coloro che hanno aderito a questa iniziativa. Perché loro sono un grande volano, sono queste associazioni di categoria specificamente dedicate a questo, sono molto importanti, a volte proprio per sottolineare determinate esigenze. Quando parliamo di caregiver, no? E beh, è chi dà cura, prende cura di un familiare o chi assiste una persona malata, non sempre è detto che sia un parente o che venga pagato, o viceversa, che sia pagata e magari non è un parente. Quindi riferita a queste persone, grazie alla varietà espressiva di quello della nostra lingua, possiamo, credo, comprendere meglio i significati di questi termini, che rischiano altrimenti, come ho detto prima, di sminuirne la reale importanza e portata. Poi, se vogliamo continuare a essere i grandi anglofoni, credo che ci nascondiamo troppo spesso dietro a queste terminologie per far capire sempre di meno a noi stessi, perché poi guardiamo anche le leggi, anche il DEF che stanno approvando, è tutto pieno di grandi termini la cui reale portata ci sfugge, ci deve sfuggire perché non ne sappiamo ben delimitare poi i contenuti. Ma l'Organizzazione Mondiale non si ferma, perché nel 2001 fa un'altra classificazione della disabilità. A maggio, infatti, previene la stesura di un'altra classificazione innovativa, multidisciplinare, da un approccio proprio universale. La classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute. Del funzionamento. Cioè, vabbè, io sono forse esageratamente, non in piccole parole, ma ci tengo veramente a volte a parlare anche in maniera molto semplice e molto chiara, perché la semplicità e la chiarezza credo che siano sinonimi di trasparenza. Ci capiamo tutti, non dobbiamo essere né scienziati né grandi cose. E questo però mi preoccupa, perché queste iniziative vengono a livello mondiale, dove noi andiamo sempre perdendo un po' di più, perché chi ci rappresenta molto spesso non conosce neanche la lingua inglese. Quindi analizzando la vita delle persone, come vivono con le loro patologie, come le affrontano, come cercano di migliorare la loro condizione, direi che tutti ci ritroviamo e diciamo benissimo, ma ci domandiamo perché nel 1980 non veniva tenuto conto di come vivevano queste persone o menomate o handicappate, eccetera. Disabilità quindi non più considerata come un problema di pochi, ma è di tutti. Vengono proposte modalità per valutarne non solo l'impatto sociale e fisico della persona. Grazie a questa classificazione non si parla più di handicap o svantaggio assistenziale, ma di diversa partecipazione sociale, cioè una restrizione, badate bene come siamo andati a ridurne la portata,
la restrizione che una persona subisce nella vita a causa dell'integrazione tra la menomazione, le attività e i fattori contestuali. In un tavolo specifico dove c'erano rappresentanti a livello governativo, ho voluto sottolineare, capire meglio, scusate, spiegatemi bene. Allora, siamo tutti, tutti disabili in buona sostanza, non normali. Ma la diversa partecipazione sociale, che significa? Un handicappato in carrozzina è chiaro che ha una diversa partecipazione sociale a molte cose. Dice no, può benissimo partecipare, parlare, relazionale. Certo, non può dare il calcio a un pallone, quindi è normale, uguale a me. È una diversa, è una piccola riduzione. Cioè, stiamo, credo, veramente in momenti un po' delicati, sui quali credo che dovremmo forse essere di sprone. Quindi non più menomazione ma attività personali, ex disabilità. Vengono ridefiniti due dei tre concetti, la sua esternazione, menomazione, cioè ciò che noi vediamo, e l'oggettivazione, non più disabilità ma attività personali. In buona sostanza non puoi fare tutto, ma molte attività le fai come le faccio io, quindi in fondo non è una grande menomazione. E quindi sulla base di queste definizioni ogni persona è diversamente abile, definizioni che anch'esse mirano, ribadisco, a ridurre la percezione della loro gravità. Se vogliamo continuare a dire che siamo tutti uguali, ecco, io credo che veramente c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, perché ci fa sentire, come spesso purtroppo, non meravigliamoci poi, ecco, uno sale in autobus, la signora è stato interessante, i ragazzi non si alzano, non è un fatto di educazione civica, è un fatto di sensibilità, è un fatto che tutto ci viene posto, sale l'handicappato, ma mi dà quasi fastidio, voglio dire, nessuno lo aiuta, perché? Perché è diversamente dotato, ma altrimenti può fare le stesse cose. Ma andiamo comunque a vedere, perché poi abbiamo leggi che tutelano, fortunatamente, e in Italia siamo molto attenti, anche se c'è, ripeto, qualche cosina che poi anche qui sfugge. Ma volevo sottolineare questa legge quadro della presa in carico, e soprattutto l'articolo 14, che è un diritto esigibile per la persona disabile. Prevede un insieme di interventi sociali, educativi, lavorativi, riabilitativi, sanitari, e condizioni che garantiscono la costante globale valutazione dei suoi bisogni, delle sue abilità, per valorizzarle dandogli dignità, come se una dignità, la dignità della quale poi mi soffermerò, potesse essere data a lui, la do, a lei no, poi entreremo nel merito, ecco anche qui l'importanza del significato della parola. Integrarlo nella comunità qui inesabile in cui appartiene, per una vera partecipazione alla vita sociale, economica e culturale. Diritti umani non esigibili. Perché? Perché c'è un supplemento di garanzie. Ora, grazie, ripeto, ai cambiamenti semantici, si afferma che per il passaggio dal riconoscimento dei diritti umani alla loro effettiva esigibilità serve un supplemento di garanzie, pensate, per disporre delle necessarie risorse materiali. Questo cos'è stato? È stato il dar via libera agli enti locali, alle regioni, a dire vorrei applicare l'affermazione dei diritti umani, ma non posso perché non ho i fondi, quindi questo diritto che tu ce l'hai e però non è esigibile, ho bisogno di che cosa? Il supplemento di garanzia sarebbero i fondi. È pazzesco, io credo che su questo bisognerebbe veramente, ecco, farci presente. Quindi è immorale giustificare la non applicazione di leggi, soprattutto se riguardano anziani, disabili, eccetera. E qual è la pena prevista per chi è che non ottempera o non applica le leggi? La persona disabile, la sua dignità, i suoi diritti, cioè quando si parla di dignità esistenziale del disabile siamo nella sfera dei diritti umani, prima ancora dei diritti civili, politici, economici e sociali. Ma parliamo di dignità, è un valore intrinseco dell'esistenza umana che ogni persona rappresenta, è in sé stessa. Nei propri principi morali, nella necessità di mantenerli liberamente per se stesso e per gli altri, di tutela nei confronti di chi non li rispetta. Mi piace questa definizione di Rodotà. Dice: se la persona non può essere separata dalla sua dignità, neppure il diritto può abbandonarla. La dignità, quindi, che cos'è? È un valore che è dovuto all'essere umano per il semplice fatto di essere tale, umano. Quindi nessuno te la dà o te la toglie, ce l'hai perché sei un essere umano.
E di questo io direi che è un elemento altro fondamentale del quale dobbiamo essere forti e consapevoli. Nessuno ci può togliere la dignità. Può essere non dignitoso ciò che uno Stato fa o non fa. Può essere non dignitoso ciò, ma non toglierà mai la dignità. Mai. I dati Istat parlano di un futuro di persone anziane, quindi che hanno necessità sempre più di essere tutelate. Ma pensate che le statistiche, e focalizzo solo questo, parlano di una riduzione della vita delle persone che accudiscono alle persone con disabilità. Se lo fanno per 20, 30 o 40 anni, addirittura hanno una vita inferiore di 17 anni. Vuol dire che è usurante, vuol dire che ciò che fa la famiglia, che deve essere appunto non solo tutelata, ma garantita, perché svolge un servizio che nessun altro veramente è in grado di fare o sostituire. Quindi riconoscere la persona, la sua dignità, i diritti ed essere considerato membro della comunità in cui vive significa anche che questa è la vera inclusione. La disabilità quindi non è personale perché coinvolge, come ho detto, tutta la famiglia che va salvaguardata. E la legge, ecco, del dopo di noi, ribattezzata abbastanza recentemente legge sulla durante e dopo di noi, ecco, il legislatore ha voluto dare un segnale. Poi adesso che abbiamo seguito anche recentemente che c'è stata una decurtazione di 10 milioni di euro proprio a questo, è stato intervistato il ministro attuale, adesso abbiamo il Ministero della Famiglia e della Disabilità, quindi invito la professoressa Sozio, la cara amica, che dovremmo fare un bel documento alla fine di questa giornata per mettere anche a conoscenza di ciò che saranno gli sviluppi e tengano conto anche delle relazioni che seguiranno, che saranno molto importanti, perché ogni volta che una persona si va a informare, ma come posso fare per campare un diritto, cosa posso fare per avere la legge 104, la legge, ripeto, poi parleranno, sono cose importantissime, ma non sono sufficientemente diffuse, e la famiglia a volte non ha il tempo, la persona stessa handicappata non ha il tempo, la persona invalida civile non ha il tempo, non sa come fare per, e tutto ormai diventa automatizzato, per cui obblighi tutte le persone sempre ad avere quel minore contatto diretto che certamente una macchina non ti potrà dare. Quindi ministro Fontana, aspettiamo, ha detto che leggerà molto attentamente la legge, spera di, se c'è qualcosa la miglioreranno. Parlo di non discriminazioni, parlo anche qui, faccio vedere la difficoltà delle famose scale senza neanche a sapere che oggi avevamo avuto questo qui, però ecco, direi che non bastano le giornate che sono dedicate, perché poi in Italia e nel mondo l'Unione Europea come le Nazioni Unite proclamano le giornate della disabilità, le giornate dedicate a tutto, ma pensiamo veramente che ci sia sufficiente una giornata? Sono sufficienti leggi, convenzioni, giornate, francobolli dedicati, un francobollo che viene dedicato, cioè c'è da mettersi la mano nei capelli veramente, perché la quotidianità è ben altro, la vera solidarietà è il ruolo che non solo la famiglia fa, non solo la società civile, ma noi, quindi facciamo volare alto, io dico spesso, quelli che sono i nostri pensieri, le nostre azioni. Facciamole sentire, perché quali valori contano? Conta l'individuo, la famiglia, la comunità sociale, la dignità della persona e il rispetto. Ma non voglio parlare dei vecchi valori, voglio parlare di quella forza che è l'unica propositiva che ci consente di essere e di considerarci, di essere definiti veramente esseri umani. Diceva giustamente Martin Luther King, non ho paura delle parole dei violenti, ma del silenzio degli onesti. Il valore quindi dell'amicizia, della solidarietà, della famiglia, del sentirsi liberi ma uniti con chi è stato meno fortunato di noi, ecco, ci fa sentire più che amici, ci fa sentire un legame che va oltre e che può avere una forza propositiva non indifferente, che sarà quella che un domani sparirà con me ciò che trattengo, ma ciò che avrà donato resterà nelle mani di tutti. Grazie per l'attenzione.